Oltre 2.000 persone sono scese in piazza oggi ad Ancona per la manifestazione regionale organizzata da CGIL, CISL e UIL per tenere alta l'attenzione sui grandi problemi a cui deve far fronte ogni giorno il servizio sanitario delle Marche, sempre più in difficoltà. Mia madre è una pensionata, per farsi una visita, anche un eco doppel, ci vogliono 3-4 mesi, sono tempi inaccettabili. Al mio paese manca la farmacia e manca il medico di medicina generale, ce n'è uno per 2 ore alla settimana. Io penso a una persona che non si può curare, che sente i dolori, che non c'ha proprio la possibilità di stare bene. Questa è una cosa che mi mette un'angoscia terrificante. Oggi siamo in piazza per dare voce alla stanchezza di tantissime cittadine e cittadini marchigiani che non ne possono più della condizione della sanità in questa regione. Credo che nelle Marche in questi ultimi anni le disuguaglianze sociali siano aumentate. Serve recuperare un ritardo che abbiamo accumulato in questi anni, soprattutto sul mancato potenziamento dell'assistenza territoriale e della prevenzione. Non si può più aspettare, ormai è urgente mettersi intorno al tavolo e individuare una strategia. Se non riusciamo a garantire una sanità pubblica efficace e per tutti, penso che come società abbiamo fallito. E nei casi peggiori anche un minuto conta. Ma i servizi d'emergenza e tanti altri reparti sono sottodimensionati. Il personale in servizio è allo stremo, costretto a turni massacranti e ripetuti. La vita va preservata sempre e ad ogni costo, perché l'unica certezza che abbiamo è di esistere qui e ora per provare a costruire il futuro. Grazie.